Una dinamica terribile, una tragedia che non ha lasciato scampo a nessun componente della famiglia, e che ha visto perdere la vita uno dopo l'altro tutti i presenti, intrappolati in un edificio che si è trasformato nel giro di pochi minuti in una prigione mortale. Il padre si trovava all'interno di una cantina quando all'improvviso si è ritrovato a fare i conti con un rogo divampato in maniera tanto rapida quanto violenta. I figli che si trovavano lì fuori, notando il fumo e temendo il peggio, si sono così subito attivati per tentare di trarre in salvo il genitore. Finendo però a loro volta per perdere la vita. Una storia davvero drammatica quella raccontata dal Daily Telegraph e che ha visto morire in maniera drammatica Laine Harvey, 44 anni, e i figli Jacob e Curtis, rispettivamente di 23 e 16. Tantissimi i messaggi apparsi in rete per ricordarli dopo che la notizia ha iniziato a fare il giro dei social tra lo stupore e lo shock degli utenti di tutto il mondo. Continua a leggere dopo la foto, la triste vicenda è andata in scena nella città di Broken Hill, in Australia. Stando alle prime indagini, a causare il rogo fatale potrebbe essere stato un cortocircuito di un generatore, o di una pompa all'interno dell'abitazione della famiglia. Laine in quel momento si trovava proprio nella cantina dove l'incendio è divampato. A dare l'allarme la moglie Kerrie che, terrorizzata, ha iniziato a urlare per attirare l'attenzione dei figli. Continua a leggere dopo la foto, i due, senza pensarci un attimo, si sono subito addentrati all'interno della cantina dove il padre aveva perso i sensi, e hanno tentato di portarlo fuori. Purtroppo, però, il fumo e le fiamme hanno avvolto anche loro, svenuti e intrappolati in quella stanza che si è trasformata in una tomba per tutti e tre i membri della famiglia. Sotto shock. Kerrie ha detto di avere il cuore a pezzi, distrutta al pensiero che i miei figli abbiano pagato così a caro prezzo il loro coraggio. Continua a leggere dopo la foto, sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta da parte della polizia. A quanto pare l'accesso alla cantina era costituito da una botola di 30 cm, appena sufficiente a consentire l'ingresso di un uomo alla volta. Probabile che questo aspetto abbia costituito un importante fattore aggravante per l'incidente, dal momento che all'interno della cantina l'aria era molto limitata.